Benvenuto su Wine Soundtrack. Ascolta la passione con cui i produttori di vino raccontano la propria azienda e il loro mondo. 30 risposte per scoprire cosa consigliano, amano e detestano. Un saluto agli amici di Wine Soundtrack, ben trovati. L'ospite di oggi è Luciano Begnoni dell'azienda Santa Sofia. Ben trovato, Luciano. Grazie a voi per darmi questa opportunità di parlare di me e della mia azienda. Santa Sofia esiste da 200 anni e noi della famiglia Begnoni la portiamo avanti dagli ultimi 50 anni che abbiamo festeggiato l'anno scorso. È un'azienda che io ho ovviamente nel cuore e che produce i vini della Valpolicella. La nostra produzione è di circa 500-600 mila bottiglie e il focus è nella Valpolicella, per cui noi produciamo il Valpolicella Classico, il Ripasso, il Montegradella, che è il nostro Valpolicella superiore, l'Amarone in due versioni, Classico e Joé, e il Reciotto della Valpolicella, insieme ovviamente a altri vini del territorio che sono il Soave, che sono il Lugana, che sono il Custozza, che sono il Bardolino e il Chiaretto. Questo è un po' il sunto della nostra produzione. Noi esportiamo in circa 65 paesi, il nostro export arriva all'85% e io mi occupo soprattutto della parte commerciale insieme a mio padre, che fa la parte enologica ed è coadiuvato recentemente da un enologo, Matteo, molto bravo nella sua opera. Luciano, il tuo primissimo ricordo legato al vino? Allora, il mio primo ricordo, a me vengono in mente il girovagare con mio papà per le campagne, per vedere le vendemmie, la qualità dell'uva e il profumo del mosto e l'aiuto che io davo quando ero piccolo qua in cantina, anche nelle cose più semplici come mettere le capsule sulle bottiglie, alzare i miei primi cartoni e vedere all'opera mio padre nell'attività di famiglia. Parlando di educazione al consumo, moderato naturalmente, a che età un genitore dovrebbe far assaggiare un primo sorso di vino ai propri figli? Allora, io guardando personalmente con i miei ho cercato di educarli fin dall'adolescenza a assaggiare il vino, a parlargliene e in qualche modo farglielo apprezzare, e devo dire che i risultati ci sono. Cosa si perde un astemio non assaggiando il tuo vino? Ma perde un valore che è quello di assaporare meglio l'abbinamento cibo-vino. Io senza il vino mi sembra di assaggiare un qualcosa a metà. Il vitigno perfetto, secondo te, esiste? Per me non esiste il vitigno perfetto, ma può esistere un vino perfetto che è fatto dalla componente del territorio e dei vigneti che ci sono all'interno. La bottiglia più cara della tua cantina, quanto costa? La bottiglia più cara potrebbe essere quella dell'anniversario dei 500 anni che abbiamo fatto per Andrea Palladio, che è ancora attualmente in commercio, anche se ci sono pochissime bottiglie, e costa 100 euro a bottiglia. In uno spot pubblicitario, Luciano, tu faresti il testimonial del tuo vino come Giovanni Rana per i suoi tortellini? Allora, io onestamente no, però vorrei che con la mia azienda poter testimoniare il nostro valore, la nostra passione, magari con una foto di famiglia.
Un VIP viene paparazzato al ristorante e sulla tavola una delle tue bottiglie è in evidenza. Di chi ti piacerebbe sapere che beve il tuo vino? Uno dei miei attori preferiti è Robert Redford, per cui mi piacerebbe che fosse lui, magari con una nostra bottiglia di Montegradella. Fiere e mostre, cosa non deve assolutamente mancare nel tuo stand? Sicuramente il sorriso, io lo dico a tutti quelli che collaborano con me, che devono sempre avere positività e il sorriso, perché aiuta e predispone bene le persone che ci incontrano, e questo per me è una caratteristica fondamentale. Sempre nell'ambito della comunicazione, a proposito di social network, l'azienda fa uso di social network come strumento di comunicazione dei valori aziendali? Assolutamente sì, infatti ho un pool di persone che se ne occupano all'interno dell'azienda, perché ho capito che è diventato indispensabile usare i social network per comunicare soprattutto a questa categoria emergente che si chiamano millennials, ma poi perché è importante a 360 gradi. E tu, Luciano, sei social? Io purtroppo non molto, però mi faccio aiutare da mia figlia, che all'interno della famiglia è molto social. Allora, abbiamo capito che è una ghostwriter per i contenuti social. Esatto. Il vino più buono, dove l'hai bevuto girando per il mondo? Allora, io cerco sempre di bere i vini di altri produttori quando sono in giro, e ho tanti bei ricordi, ma in particolare mi è sempre piaciuto e mi è rimasto nel cuore il Re di Gaffi di Tuarita e il Masseto di Ornellaia. Senti, tornando invece in terra di Valpolicella, sbarcano gli extraterrestri, cosa gli fai assaggiare del tuo vino? Beh, ovviamente il nostro vino emblema è più importante, che è l'Amarone. Il vino che ti sta dando più soddisfazioni? Il vino che mi sta dando più soddisfazioni, più trendy, è il Ripasso. È anche il tuo preferito? Allora, tra i miei preferiti c'è il Ripasso, ma soprattutto il Montegradella, perché a questo vino che noi produciamo da più di 50 anni sono legati tanti ricordi e tante belle cose che ho vissuto. Cosa pensi delle guide di settore? Le guide di settore per me sono molto importanti, perché ci hanno aiutato soprattutto 20-30 anni fa a far conoscere il vino di qualità ai wine lovers, agli appassionati, anche se per me, come dico sempre, è importante che l'appassionato poi ragioni con la sua testa, ma le guide sono sempre state per me molto molto importanti. Da piccolo, alla domanda cosa vuoi fare da grande, cosa rispondevi? Beh, quello che forse rispondevano un po' tutti i ragazzi, fare il lavoro di mio papà. Il vino per te è bianco, rosso o rosé? Per me il vino è rosso, soprattutto lo apprezzo di più, poi dipende comunque da cosa ci devo abbinare, ovviamente. Fermo o bollicine? Fermo. E se fossero bollicine, queste bollicine sono italiane o francesi? Allora, io cerco di valorizzare sempre i prodotti italiani, però onestamente anche lo champagne ha il suo perché e io lo apprezzo. La parola del vocabolario enologico che ti piace di più? Eleganza. Il tuo abbinamento cibo-vino più creativo e azzardato qual è stato? Ma nei miei ricordi io ho questo in mente: un baccalà abbinato a una nostra bottiglia di Amarone, ed era un abbinamento perfetto, anche se mi ha lasciato incredulo. Per una serata di seduzione, che vino ordineresti? Un Pinot Nero della Borgogna.
Quando non lavori, come trascorri il tuo tempo libero? Allora, io sono sempre di corsa, sia al lavoro che fuori lavoro, e pertanto io amo andare in bicicletta, amo la corsa, soprattutto d'inverno, e lo sci. Il film più bello dedicato al vino? Un'ottima annata di Ridley Scott. Qualcuno legge i fondi del caffè. Se si potesse leggere il fondo di un calice, cosa ti piacerebbe che ti rivelasse? Ma io per natura sono curioso, per cui mi piacerebbe che mi rivelasse chi c'è dietro la bottiglia. La tua squadra del cuore conquista il titolo di campionato. Con quale bottiglia festeggi? Allora, io purtroppo, come pochissimi italiani, non sono un tifoso di calcio, però amo la Formula 1 e per cui se dovesse vincere la mia scuderia del cuore, che è la Ferrari, lo festeggerei sicuramente con una bottiglia di Giulio Ferrari, ma poi continuerei con un grande rosso, il nostro Amarone. Cosa ti resta da fare nella lista dei desideri? Allora, io ho tanti progetti in mente legati alla Santa Sofia che purtroppo non posso per scaramanzia svelare, però uno ve lo posso dire, un mio sogno nel cassetto è avere un'azienda anche in Toscana, visto che la Toscana io la amo da sempre e ci vado spesso e volentieri. Il tuo cantante preferito chi è? Allora, io amo la musica, ho tanti cantanti o complessi musicali che mi piacciono, ma ora me ne viene in mente uno che potrebbe essere George Benson, e comunque il mio genere preferito è lo smooth jazz. Il miglior consiglio che hai ricevuto? Di considerare tutti i clienti con la stessa passione. Il miglior consiglio che ti senti di darci? Mai mollare. Una cosa che le persone sarebbero molto sorprese di sapere su di te? Che io fino a 18 anni ero astemio. E poi cosa è successo? Poi ho cominciato a lavorare in azienda e pian pianino a sorseggiare il vino, berlo e apprezzarlo e farlo la mia ragione di vita. Ti è piaciuta la nostra intervista? Moltissimo. Un voto da 1 a 10. Io preferirei darti un voto come ci sono nelle guide, per esempio Wine Spectator quando dichiara che è un vino eccezionale supera i 90 punti, voi avete superato i 90 punti. Ti ringraziamo, chiudiamo la nostra intervista con il nostro gioco finale, io ti dico il nome di un personaggio famoso e tu mi dici che vino lo abbini, partiamo da George Benson. George Benson, essendo uno dei miei preferiti, gli darei il vino più importante che noi abbiamo, che sarebbe l'Amarone. Ennio Morricone. Ennio Morricone è un altro compositore che io amo molto e gli darei il nostro super veneto, che è l'Arleo. Robert De Niro. Robert De Niro è un altro bel personaggio, grandissimo attore, al quale abbinerei il Monte Gravella. Un'attrice donna, Julia Roberts. Allora, Julia Roberts la vedo come una persona brava, delicata, lo abbinerei a un bianco, a Lugana. E chiudiamo con la regina Elisabetta. La regina Elisabetta, penso che gli possa piacere il nostro vino dolce, per cui l'abbinerei al Recioto della Valpolicella. Luciano, noi ti ringraziamo moltissimo per questa tua disponibilità, dacci le coordinate fisiche e non fisiche per raggiungere la tua azienda. Allora, l'azienda Santa Sofia è in via Cadede 61 a Pedemonte di Valpolicella, il wine shop è aperto da lunedì a venerdì, dalle 8:30 a mezzogiorno alla mattina e al pomeriggio dalle 14:30 alle 17:30. Il vostro sito? Il nostro sito è santasofia.com. Grazie, a presto. Grazie a voi del tempo che mi avete dedicato. Resta connesso con la community di Wine Soundtrack su Instagram Wine Soundtrack, su Twitter @WineSoundtrack e su Facebook.com/WineSoundtrack.